E voi che avete combinato sta settimana al Fantacalcio? Me lo fate gentilmente sapere come sempre qui sotto nei commenti, magari aggiornando anche la vostra situazione di classifica. Sì, mi piace farmi gli affari vostri. E mo vai col video che vi dico quello che ho combinato io. Me lo fa apposta. Me lo fa apposta, me lo fa apposta per farmi incazzare, ragazzi miei, se no non si spiega. È esattamente successo quello che mi immaginavo. Dico, volete scommettere che lo lascio in panchina? Non parte titolare dal momento in cui subentra. Il primo pallone che tocca lo butta dentro e me lo butta al culo. Regà, è successo esattamente quello. A chi mi sto a riferire? Mi sto a riferire a Alvaro Morata, di mortacci tua! Che rimortacci! Ogni settimana ce ne sta uno! Ogni settimana ce ne sta uno! Ce ne sta, non è possibile! Poi dice, la bava alla bocca, dice stai penultimo, stai avvelenato, non ce la fai più! È ovvio che non ce la fai più! Perché regà, andate a guardare i video precedenti, ogni volta c'è un modo che mi ferma! Ah. Ciao! Prima che sbavo come un lama, mi piace per supportare queste contenute, mamma mia, quando me lo non riesco a parlare. Mi piace per supportare i miei contenuti, iscrivetevi, attivate la campanella. Stessa cosa sul secondo canale YouTube dove pubblico almeno un video al giorno ed è un canale di calcio parallelo a questo, trovate il link in descrizione oppure cliccando qui. Se siete dei grandi amanti del calcio come me e volete restare sempre aggiornati sulla vostra squadra del cuore e non solo, vi propongo un modo completamente gratuito per farlo. Link in descrizione, scaricate gratuitamente OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio, risultati delle partite in tempo reale, statistiche, notizie, curiosità e chi più ne ha più ne metta, tutto in maniera completamente gratuita. Link in descrizione. Sta settimana nel fantacalcio tra amici giocavo contro Fabio. Nel fantacalcio degli youtubers c'avevo una buona opportunità, Mertens giocava titolare e quello così e quella... Tanto lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Lo sapevo che sarebbe andata a finire così, regà. Per chi ha visto le mie storie su Instagram lo sa. Perché io lo avevo previsto. E così è stato. Da che cominciamo? Io comincerei proprio dal fantacalcio degli youtubers. E poi andiamo al fantacalcio tra amici. Ripeto, scontro diretto col buon Fabio. Partita importantissima in ottica classifica. Sono successe cose abbastanza clamorose. Questa settimana giocavo contro Total Fred e Daniele Brogna. Total Brogna. E ripeto, è una grandissima opportunità per fare qualcosa di importante. Cominciamo da loro. In porta c'avevano Sepe, 6, ha preso 2 gol, di conseguenza diventa 4. Izzo, voto 6, 6 politico. Bremer, voto 6, 6 politico. Milenkovic, voto 5. Ramsey, voto 6. Locatelli, voto 6 e mezzo. Regà, è incredibile. Candreva gli ha fatto assist. Ovviamente assist al derby, stava di della mole. Della lanterna, poi... faccio più questo ogni volta, lo becco sempre io. Cioè raga, che sì, ogni volta che mi gioca contro mi trasforma in calcio di rigore. È veramente incredibile, ogni volta, che sì. E poi c'avevano pure Romelu Lukaku che diceva, vabbè non ha segnato, ha fatto assist. Sono sempre bonus che si portano a casa. Ibrahimovic non gli ha giocato, chi gli ha subentrato? Chi gli è subentrato? Non ci riesco manco a parlare. Gli è subentrato Zaza, voto 6. E Pedro, voto 5 e mezzo. Andiamo alla formazione mia. Regà, preparatevi perché qua ci starebbe veramente da prendere quel calendario. Ringraziate che non ci stanno scritti i santi. Ringraziate che non ci stanno scritti i santi là sotto. Sarebbe da via un calendario di quelli con le... E tira proprio... Paolo passa 6 e mezzo, stato ammonito. Gol subito 5 e mezzo. Regà, mi ha segnato Zappa Costa, ragazzi. E diceva, benca... Non è un caso, perché io su Zappa Costa ci punto veramente tanto. Già da quando è arrivato alla Roma, io ci ho sempre puntato tanto perché lo conosco. È un calciatore che di bonus te ne porta. E sono stato sveglio, furbo e attivo. Te credo, un panchina ci volevo ammetterlo e alla fine mi ha segnato 7 più 3, 10. Letizia hanno fatto un tempo a entrare, si è fatto male, nonne e zie e via dicendo. Mi subentra Ugello, voto l'uccello, voto 6. Karsdorp mi ha fatto assist, 6 e mezzo più una 7 e mezzo. Pereira 6 e mezzo. Ciuccia non ha ciucciato, voto 6. Eriksen voto 6. Castrovilli voto 6. Io là davanti in attacco devo capire che morte devo morire. Io devo capire che morte devo morire perché ragazzi non si riesce, non si riesce. È troppo tempo, a parte settimana scorsa che mancano i bonus quelli veri da parte dei calciatori che ho preso per fare la differenza e attualmente non la stanno facendo. C'è sta poco da fare. Mertens 5 e mezzo.
Ho preso nel mercato di riparazione, porca maiorale, da quando l'ho preso, ragazzi miei, ecco, errore più grave della mia vita, non avrei mai dovuto prenderlo, perché poi la Roma la tifo e quindi è doppia l'incuria. Porca maiorale, voto 5, Joao Pedro, ragazzi, segnata la scorsa settimana, mo risegnerà tra 365 giorni, voto 6. O meglio, quando lo svincolo, o quando finisce sto pantacaccio, non lo riprendo, voto 6. Che è successo? È cascato l'uomo dentro al cesso, ragazzi miei. Vi faccio vedere la panchina, primo panchinaro Alvaro Morata, ve la rispiego molto rapidamente la situazione. Se non sbaglio, quella della Juventus era la prima partita di questa settimana. Avevo visto le formazioni ufficiali, Alvaro Morata non veniva riportato titolare. Motivo per cui che cosa ho detto? Ho detto, per carità, Juventus Spezia, ma Morata non si capiva bene quello che c'aveva. Sapevo sarebbe subentrato, però ho detto, sai che c'è? Preferisco far giocare uno dall'inizio, uno che mi gioca il minutaggio effettivo, i 90 minuti, piuttosto che uno magari che entra a c'avevo paura, dico, tanto se lo metto titolare, entra al 75esimo, fa quei 15 minuti, mi prende il 6 e rimango un culo. Però la mia testa mi diceva, fai attenzione perché potrebbe succedere il contrario, se non lo metti sicuramente questo appena entra al primo tiro fa gol. Ero combattuto tra me e me, però guardando le formazioni ufficiali, regà, era la prima partita di giornata perché la Lazio era stata, ovviamente ci ricorderemo tutti, e nonne e zie. Ho detto, senti, io rischio Mertens, che a quella precedente aveva segnato, devo mettere per forza contro il Sassuolo, comunque uno de mo n'ha segnato. Borja Mayoral contro la Fiorentina, dico vabbè, l'altra volta così, così com Samu, può essere che... Joao Pedro è rigorista, dico vabbè, Cagliari gioca in casa, quello e quell'altro, potrebbe vincere Cagliari, potrebbe fare, non ha segnato, lascio Morata in panchina e ragazzi miei ovviamente mi fa 7 più 3, 10, ma mo arriva dopo il danno pure la beffa, perché sì, no, il giocatore del Milan che c'ha lui e che mancula, indovinate un po' che ho combinato? Loro hanno fatto 69, io ho fatto 70, ma avessi messo Morata, ragazzi miei, questa sarebbe stata vinta, non sarebbe stato un 1-1 e questo mi fa girare e non poco i coglioni. Andiamo ad aggiornare la situazione di classifica molto rapidamente, ma prima gli altri risultati. Dua Lipsia 3, Internati 1, Angry Old Guys 3, Girex 2, Caranteran 2, se non Fabio Sencazza 1, Sikakuno Wolfsburg 1, Pirlas V 2. Situazione di classifica, Dua Lipsia vola a 40 punti, Pirlas V 36, Sikakuno Wolfsburg 32, Internati 27, Caranteran 26, Girex 25, lo Spoglios se non fa più Sencazza 24, la Dalbrogna 24, io 24 ancora penultimo in classifica, dice vabbè ma stai a 3 punti dal quarto posto, me lo terco uguale. Me lo tengo uguale, perché se voi andate a rivedere tutti i video precedenti, raga, ogni settimana ce ne sta una. Una volta Morata così, una volta faccio 71 e mezzo contro 72 e perdo. Un'altra volta scoppia a meteorite e perdo sempre solo io. Vabbè, Angry Old Guys 18 non mi ricordo se l'ho detto. Come ci classificheremo io e Fabio, perché questa squadra la gestiamo insieme, in questo fantacalcio degli youtubers. Tra l'altro Fabio mi ha detto fai te con Morata perché te voglio sentire, almeno l'errore lo fai te. Ovviamente l'errore l'ho fatto io, lui probabilmente mi avrebbe detto mettilo titolare. E va bene, fantacalcio tra amici, fantacalcio in cui partecipa Paolo Bonolis, Davide Bonolis, Daniele Brogna, il buon Sequolf, io e il buon Fabio. Siete pronti? Giocavo proprio contro il buon Fabio sta settimana e regà, non è stata una partita semplice. Comunque, c'aveva in porta Mirante perché lo riportavano titolare, non ha giocato senza voto, quindi gli subentra Paolo Lopez 6 e mezzo, gol subito diventa 5 e mezzo. Poi c'aveva Spinazzola che, ragazzi miei, sapete tutti, ha fatto gol e autogol, quindi ci avessi avuto io le madonne che avrei tirato, perché te fa gol, poi te fa autogol, cioè praticamente te dà la caramella e poi te leva, nel frattempo fa e poi tifo Roma, capirai, pensa se avessimo perso che cosa sarebbe potuto uscire fuori, proprio le vene a tappare in tutti 6 più una 7 alla fine fa, non ho capito per quale motivo, vabbè più 3 meno, vabbè qua dice 7, 6 7, Crisci, ah sì perché l'autogol vale meno 2 qua, noi lo facciamo vale meno 3, Criscito 6 e mezzo, De Hernandez 5 e mezzo, ammonito 5, Pereira 6 e mezzo, Veretù 6, Soriano 5 e mezzo, Zienischi gli ha segnato. Incredibile Zienischi, ragazzi miei, non lo voleva nessuno a sto fantacalcio, giustamente lui non mi credeva nessuno, lo ha preso, sta a fargli 7 più 3, 10, Ante Rebic 5, meno 0,5 per l'ammunizione, 4,5, Borja Mayoral 5,5, Joao Pedro voto 6. Vi vado ad aggiornare la mia situazione, perché io in porta ho messo Reina, ovviamente 6 politico ne ho approfittato, il 6 politico non prende l'imbattibilità, ma ha segnato Faraoni, 7 più 3, 10, su Faraoni lo sapete, io ci punto da una vita, è un calciatore a cui tengo tantissimo e so che spesso e volentieri qualche bonus lo porta, questo è stato uno dei casi. Bastoni 6 e mezzo, Alessandro voto 6, De Paul 6 e mezzo, Assist 7 e mezzo, Eriksen voto 6, Pellegrini 6,
che sì, se è mezzo più 3, 9 e mezzo, ammonito diventa in totale 9. L'ho messo appositamente, ovviamente, perché che sì, l'ho preso per quello, ormai direi calci di rigore. Dries Mertens 5 e mezzo. E poi ragazzi miei, sta settimana praticamente io ho vinto solo coi rigori. Ma me lo sentivo, vi ricordate che ho detto a Fantacabbo? Ho detto sta settimana ci saranno 200 calci di rigore. Caputo, 7 più 3, 10. Tra l'altro il primo hanno fatto tirare Berardi. E poi Lorenzo Insigne addirittura anche gol, oltre al gol trasformato su calcio di rigore, anche l'assist. Quindi 7 più 4, 11. Vi sarà facile intuire che questa settimana il buon Fabio fa 68 mentre io faccio 83,5. Di conseguenza 3 a 1 per me. Ma vi vado ad aggiornare anche la situazione di classifica. E prima della situazione di classifica delle altre partite. Perché sì che Wolf perde 2 a 4 con Paolo Bonolis, ragazzi miei. Se sta rimette in piedi una situazione, adesso ne parliamo con calma. E Davidino vince 3 a 0 contro Daniele Brogna. Se andiamo ad aggiornare la situazione di classifica, ragazzi miei, la classifica recita così. Sì che Wolf 46, Pombaua 41. Carantera 41, quindi 5 punti di distacco sono diventati Paolo Bonolis da Sickwolf. Io 37, quindi mi riporto terzo in classifica, ma sono ancora particolarmente lontano dalla vetta. Ma non mi arrendo, se guardate ragazzi, cioè i stessi gol fatti di Paolo Bonolis, ho subito solamente 7 gol in più. E quella è sfiga, io non ci posso fare assolutamente nulla. Davidino, Davide Bonolis 34, Sasugna e Buon Fabio 28, Daniele Brogna 21. Mi fate sapere come ci classificheremo separatamente io e Fabio in questo fantacalcio degli youtubers. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a entrambi i canali, profili social, Instagram, compresso in descrizione. Qui trovate contenuti consigliati, scaricate OneFootball. Tra una gioia e una smadonna, onestamente sì, al fantacalcio tra amici ho vinto, ma per come ho pareggiato al fantacalcio di YouTube me rode particolarmente il bucio dell'anno. Ecco, tanto sempre così arriverò ultimo, me recupererà pure l'ultimo, ecco, ciao.